Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Nello scorso video ho affrontato l'ultima palestra ed oggi si affronta l'ultimo membro del Team Star. Siamo sempre più vicini alla conclusione. Quindi, come si svolgerà da oggi in poi? Dopo aver affrontato l'ultimo membro, posso finalmente affrontare Cassiopea, per forza, è chiaro? Inoltre, Pepe ci aspetta al faro e ci aspettano anche alla Lega Pokémon, dato che c'è Reprompt lì in alto. Quindi, si fa ultimo membro oggi, poi nel prossimo episodio Super 4, poi c'è anche l'episodio con la campionessa, ma li carico tutti quanti in un giorno quei video, proprio saranno 2-3 video, non mi interessa, li carico tutti quanti in un giorno, e poi Cassiopea, poi Pepe, perché penso che il laboratorio sia l'ultima cosa da fare, non ne sono sicuro, perché non ho idea di come vogliono far svolgere la faccenda, ma la farò per ultima. Dunque, devo andare qua sopra, credo. No. Scendiamo. A quanto pare. Vabbè, bene o male i Pokémon ghiaccio l'ho presi tutti, quindi non c'è problema. Eccola la base, è laggiù. Bene. Di là cosa c'è? Un altro checkpoint. Oh. Andiamo quindi a prendere d'assalto l'ultima base. E c'è anche un faro lì alla base. Ah, quello devo andarci assolutamente a vedere. Manca poco alla quinta base. Una volta lì incontrerai l'ultima banda. Link, ti ringrazio per essere arrivato fino a qui, lotta dopo lotta. Grazie. Link, Cassiopea. Garof, ci sei anche tu. Ah sì, in effetti. Non potevo perdermi il momento clou dell'operazione. Garof, vorrei ringraziare anche te per il tuo contributo. Inizialmente non mi fidavo di te, ma ho dovuto richiedermi, ti chiedo perdono. Dopo questa base rimarrà solo l'arcicapo da affrontare, la mente occulta del Team Star. Se l'intuito non mi inganna, si farà vivo una volta che tutti i capi saranno usciti di scena. E ora ce l'ha detto anche esplicitamente. Quindi hanno risposto al bullismo con altro bullismo. Sì, in effetti non è molto geniale come soluzione, ma... Stavo andando a prendere una Pokéball, Pinopio. Giovanotto, lei è forse un compagno di scuola? Non ne sono ben sicuro, ma sai. Nel caso lei non ne sia al corrente, questa è la base della banda Rakba della divisione Folletto capeggiata dal signorino Ortis. Sarebbe meglio non rivelare questa informazione a primo che capita. Eh sì, perché tutto quanto l'ambaradan che c'era qua fuori a difesa della base non era chiaro. Cioè, lui vuole affrontarmi, potrebbe fare questo onore di sfidarmi nella lotta? No, e lui... Ah, ok, allora preparati. Ma ti ho detto che non ti voglio affrontare. Oh, Cribbio, posso prendere sta Pokéball, per favore? Vabbè, Totizia è stato sconfitto abbastanza facilmente, non è che ci sia voluto molto. Ora, chi metto però davanti per affrontare la base? Sì, una dimostrazione di abilità. Ortis è molto più forte di te, sì. Vedendo il livello, penso che dovevo affrontarla prima della tizia di lotta. Sì, vai a fare apporto, va, signorina. Corri. Corri, brava. Oh, Cassiopea, eluso la sorveglianza. Non è che ho eluso la sorveglianza, che quella se n'è andata via. Che non ha Ortis perde facilmente la pazienza, quindi se provocato dovrebbe scendere in campo di persona, come tutti gli altri. Allora, già là fuori laggava, immagino qua dentro. Vai, tutti contro uno, su. Perfetto, bravi. Contro Florbias, anche tu. Dove sono gli altri? Ah, Tinkating, Tinkatak, certo. Oh mio Dio. Che succede? O prendi l'input, maledizione. Fatta, mamma mia ragazzi, che lag. Mamma mia. Boia ragazzi, forte questo, eh. Oh, quindi tu sei Link. A essere onesto sono un po' deluso. Mi aspettavo qualcuno un po' più imponente. Ma poco male, non ha importanza chi tu sia, tanto non perderò. Preparati, perché stai per sperimentare il lato spaventoso dei Pokémon di tipo Folletto.
Non è che tu sia alto 2 metri, eh. Maggioretto, guardalo. Ah, Pippuru? Ok. Il bambino che fa è una mucca praticamente, Cloth. Ci andrò piano con te, quindi vedi di non metterti a frignare, ok? Povero Cloth. Ok, frana. Oddio, Azumarill perché ha huge power che fa male. Attacco. Attacco normale. Devo sperare nel tentennamento allora. Può missare completamente l'attacco, certo. Aia. Ok, non ha huge power, perché se avesse avuto huge power mi avrebbe devastato. Che c'è? Ti sei accorto di quanto la mia forza superi la tua? Liberissimo di ritirarti. Che poi ti farò conoscere lo spaventoso lato dei Pokémon folletto. Sì, ma non stai usando mosse folletto. Si sente però che ha sotto fascino, eh. Ti mando Pamot, perché tanto sei anche tipo acqua. E via. Ciao, eh. Posso farcela. Wigglytuff. Zuffa ha un effetto normale, ma potrei anche provarci, eh. Oh, bella Pamot, bella Pamot. Grandissimo. Non ho neanche visto il livello, a dire il vero. In genere, quando l'avversario fuori è di quel livello, anche dentro non è che siano più alti. Dashban. Ah, Dashban è il cane. L'evoluzione di... Sì. Di Fidao. Quindi praticamente è entrato nel forno. Bellissimo, Dashman. Prendi questa. La mia mossa più subito. La fascino dei miei Pokémon ti stroncherà. Sì. Beh. Mando la croccomera, dai. Gli altri sono deboli al tipo... Tipo folletto. Certo, due Pokémon lotta in squadra. Non sono proprio lotta puri, però. Doppio tipo. Uno elettro, uno volante. Ci vorrebbe un elettro puro. Bella. Bella questa che si potenzia con gli attacchi di fuoco. Eh sì, perché è cotto già. Più cotto di quello si brucia. Quindi potrebbe essere un debuff per lui il fuoco e non un buff. Una volta che ti bruci, amico mio, non sei più buono, quindi... Come Repavrum? Cosa? Deve esserci un errore, dovresti essere tu con le spalle al muro, non io! Ma solo 3 ce n'aveva? Nebbiogenesi, quindi questi Repavrum sono specifici per il Team Star. Va bene, andiamo in terra e facciamo canzoni ardente, dai. Peccato che non abbia buff canzoni ardente, dato che Dashban si potenzia col fuoco, ma non fa niente, dai. Anche così ce la possiamo fare. Vai. Prendi potenza dal candelabro che hai in testa. Da un lampadario fatto di fuoco. Ferro rullo! Vabbè, sono tipo fuoco. Vediamo un po' che conviene. La nebbia si dissolve. Ah, forse è l'effetto di ferro rullo. Pensavo di meno. Pensavo di più, voglio dire, no? Di meno. Ok, storpiraggio, non è buono. Potrei andare di ricarica totale in modo da ricaricarmi anche PS, ma se colpisco. Bene. Niente, male invece. Pensavo stesse caricando l'attacco. Mi ricarico allora. Non c'è altro da fare. Ok. Non è più confuso e via. Però sapete cosa non mi dispiace della Terra Crystal? Il corpo dei Pokémon che diventa un cristallo. Che palle, però un'altra volta in confusione. Dai! Dai, Croccomela, dai! Oh! Let's go! Vai, non basta, ma almeno. Dai, ora la confusione sparisce. Ok, turbo incanto, sì. Dai, che scompare la confusione. Dai.
è andata. Il folletto, sì, era di livello più basso della tipa wrestling, ma è subdolo. Proprio come dice Ortiz, il tipo folletto è subdolo. Piangi, bimbo, piangi. Come ho fatto a perdere? Perché? 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 Perché sei un bimbo. Un anno e qualche mese prima. Tony Seppia, grazie. Uffa, perché? Cosa ho sbagliato? Quella tua sottospecie di automobile non ne vuole sapere, eh? Si chiama Star Mobile, faresti meglio a ricordarlo. Ho passato tutta la notte a costruirla. È evidente che non è alimentata a sufficienza. Ha un peso eccessivo per due soli Charcadet. Peccato, ai bulli sarebbe preso un colpo vedendoci arrivare con quella. Scusatemi, ero sicuro che avrebbe funzionato. Risolleva il tuo spirito, nobile Ortiz. Una tale opera di artigianato è inconfutabile riprova del tuo genio. Però se non funziona non ce ne facciamo molto. Se avessi saputo che andava a finire così, avrei chiesto a mia mamma di comprarci un'auto. Cioè, è un genio però. Ha costruito la Star Mobile. Eccolo, ci risiamo. È proprio per questo che nessuno ti prende sul serio. Eh? Bruno, non cominciare. Oh, comincia come invece? Quando abbiamo fondato il team abbiamo deciso di non contare più sui nostri genitori o sui soldi per risolvere i problemi. Diamine, l'abbiamo pure messo nel codice di condotta, no? Se non funziona ora, basterà farla funzionare. Se ti manca della potenza, basterà aumentarla. Ma come pensi di fare? Allenerò due Charcadet e li farò evolvere. Potrei usare la loro energia per la Star Mobile. L'operazione Star non è lungi dall'avere inizio. Pruna ha modi un po' bruschi, ma non volevo essere cattiva. Lo so. Maledizione. Beh. Ancora. La sconfitta mi brucia, ma sotto sotto non posso che riconoscere la tua superiorità. Chi perde deve rinunciare al titolo di capobanda. Il codice di condotta del Team Star è chiaro. E infrangere il codice equivale a tradire il team. Quindi non mi resta che darti questa. Vedi di sentirti onorato. Va bene, mi sento onorato. Ma non è finita qui. Tieni anche questa, è una delle mie preferite. Magibrillio, buona. E lascia che ti dica una cosa. Non hai idea di quanto tu mi dia sui nervi. Ma ammetto anche che sei un portento. Hai persino distrutto la mia Star Mobile. Dovresti vedere le altre. Signorino Ortiz, sto Pinopio. Guarda caso ho appena abbandonato il ruolo di capobanda. Direi che è il momento di tornare a casa. A dire il vero sono qui per presentarle una persona. Puoi chiamarmi Garof. Eh? E cosa sei venuto a fare qui? Tu sei l'erede di una casa di moda, nonché rampollo di una ricca famiglia. Cosa ci fa uno come te nel Team Star? Ti farò una domanda da fare così a bruciapelo? L'educazione non è il tuo forte a quanto pare. Sono entrato nel Team Star perché sono stato vittima di bullismo come tutti gli altri membri. Quindi è vero che l'Accademia aveva un problema di bullismo. La scuola ora è il posto più tranquillo del mondo e tutti i bulli hanno levato le tende in blocco. Cosa intendi dire? Lasciate che sia io, l'ex preside, a spiegarvi l'accaduto. Circa un anno e mezzo fa i membri del Team Star attaccarono briga con i bulli che li maltrattavano, sollevando un grosso polverone. In seguito a questo incidente gli studenti, colpevoli di bullismo, abbandonarono la scuola. Ma non c'è alcuna traccia di tutto ciò negli archivi dell'Accademia. Mi stupirei del contrario, dato che l'allora vicepreside ha eliminato ogni resoconto dell'accaduto. E in effetti sì, è un po' strano. Ricevetti nel mio ufficio una visita da... Vi basti sapere che era qualcuno che studiava all'Accademia. Disse che intendeva assumersi ogni responsabilità per le azioni del team. In cambio chiese che i suoi compagni non venissero puniti. Ah, forse l'arcicapo. Ma quindi io non ne sapevo niente. Decisi dunque di esaudire la sua richiesta, rinunciando a castigare il Team Star. Per finire impose alla persona che si era fatta avanti un periodo di studio all'estero di un anno e mezzo. Un anno e mezzo di studio all'estero? È la soluzione per cui optai per non ricorrere a una punizione. Ok. Desideravo trovassero del tempo per riposare sia il corpo che lo spirito. Quindi, con la scusa di un soggiorno di studio all'estero, chiesi che tornasse a casa a Galar, la sua regione di origine. Nel frattempo, il vicepreside eliminò ogni traccia dei fatti dai server nel tentativo di nascondere le proprie colpe. Dunque, questo è il motivo per cui un anno e mezzo fa tutti gli insegnanti sono stati sostituiti. Wow! Perché nessuno?
si è fatto avanti per denunciare l'accaduto. Mi dispiace, ma non ci penso nemmeno a essere l'unico a tornare a scuola. Tradirei i miei amici. Tieni molto i tuoi compagni, vero? Mi sembra ovvio. Loro sono il mio tesoro più caro. Già. Ora che non ha più il suo capo, la banda Rakva è ormai a capolinea. Ortiz. I 5 capi banda sono stati finalmente spodestati. Ora che hanno perso la loro posizione di rilievo, sono certa che prima o poi lasceranno il team. Non ci vorrà molto prima che ricomincino a frequentare la scuola, vedrai. E anche Garof è qua. Questa voce è Garof. Le mie congratulazioni anche a te, Cassiopea. Grazie. Siamo finalmente entrati nella fase finale dell'operazione Stardust. Rimane una sola faccenda da sbrigare. Sconfiggere l'arcicapo e dire addio per sempre al Team Star. E l'arcicapo dov'è? Non preoccuparti, non ci sarà nemmeno bisogno di cercarlo, perché in realtà l'arcicapo sono io. Wow. Nessuno se l'aspettava. Non avevo intenzione di tenervelo nascosto fino all'ultimo, ma non trovavo mai il momento giusto per dirvelo. Chissà perché Cassiopea è l'arcicapo. Sarà perché le stelle che formano la costellazione di Cassiopea si chiamano come i nomi delle bande, forse. Si può persino dire che loro erano il mio tesoro. Ma l'attuale Team Star rende tutti infelici. Per questo ho fatto leva sul nostro codice di condotta per sciogliere il team. Blink ti aspetterà nel campo sportivo della scuola questa notte. E mi faresti un favore se venissi anche tu, Garof. Ci vediamo lì allora. Chi l'avrebbe mai detto che l'arcicapo fosse Cassiopea? E forse so anche quale potrebbe essere la sua vera identità. Il ritrovo è stasera nel campo sportivo, giusto? Prepariamoci a dovere e vediamoci lì. Ok, bene, allora è fatta. Nel prossimo episodio, allora affronterò la Lega Pokémon, poi affronterò Cassiopea e infine andrò a vedere se Pepe vuole affrontarci o semplicemente parlarci. Non ho idea di cosa voglia fare veramente Pepe. Quindi, beh, catturiamo Florges e poi ci possiamo salutare. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!